Ciao ragazze, ciao bellezze. Come andare avanti in una coppia quando lui è andato con un'altra? Quando lui ha fatto l'amore, chiamiamolo l'amore, con un'altra donna mentre sta con te. È una cosa difficilissima da superare, lo so, lo ammetto, ma fattibile. Ci vogliono una serie di informazioni, di conoscenze in più da sapere affinché tu possa superare questa cosa. Può accadere, nell'arco di una vita può accadere di tutto, e in una coppia può succedere all'inizio della relazione, quando vi state conoscendo, frequentando, durante può succedere, e anche quando la coppia è già formata, quando ormai è consolidata. Quando è già una famiglia, magari hanno 10-20 anni di convivenza insieme, matrimonio o convivenza. Può accadere sempre. Alla fine, verso la fine, quando la coppia specialmente entra nella monotonia, nella noia, c'è ancora più probabilità che succeda, sia all'inizio che più avanti con gli anni, con la convivenza. A me è capitata con Pietro. All'inizio, quando ci stavamo frequentando, conoscendo, quando semplicemente facevamo del bell'amore insieme e non eravamo una coppia ufficiale anche in quel periodo. Quindi non pensavamo, non volevamo fare ancora una coppia. Io ero con il mio ex marito, conoscevo Pietro, frequentavo Pietro, ma questa è un'altra storia che l'ho già raccontata in altri video, guardate se volete sapere di più. E Pietro, anche lui, andava in giro a donne, si divertiva, era in una fase della sua vita quando si divertiva, inzuppava il suo pisellino un po' di qua, un po' di là, da quella, dall'altra, all'estero, in Italia, vecchia, giovane, un po', insomma, ci ha dato dentro alla grande. E io ero una delle tante, ma non lo sapevo che fossi una delle tante. E quando ho saputo che lui è andato anche con le altre, eppure con la mia migliore amica anche, è stato molto devastante per me, da depressione, quasi da depressione, nonostante non fossimo una coppia ufficiale ancora. E ecco perché dico, è difficile passare su un evento del genere, chiudere un occhio. Comunque si può fare e ce l'ho fatta. In che modo? Vi spiegherò. Allora, per chi non mi conosce ancora, mi presento, sono Silvia Golobacinski, esperta in relazioni sentimentali, e con Pietro ho vissuto 17 anni della mia vita, anni meravigliosi di vita, di coppia davvero, davvero di grande felicità e amore, passione, amore, era un amore completo. Con Pietro siamo diventati coach, abbiamo studiato. Aiutavamo le coppie, facevamo un lavoro, dei percorsi con le coppie. Pietro non c'è più, per chi non lo sa, è deceduto 2 anni fa, e io continuo a fare il lavoro, i percorsi con le donne. Lavoro solo con le donne per migliorare la coppia. Questo è il mio lavoro. Dicevo, quando avevo questa relazione con Pietro, è successo anche a noi. Ok? È stata difficile da superare, ma ce l'ho fatta. Grazie a che cosa ce l'ho fatta superare? Al fatto che in qualche modo, quando vuoi tenerti comunque l'uomo, perché sai che è valido, perché ha anche ca altre caratteristiche che ti piacciono tantissimo, ma sai che ha fatto sto casino, l'ha combinata per i suoi motivi. E ragionandoci sopra dici, caspita, vorrei passare questo periodo, vorrei comunque mandarla giù, vorrei perdonarlo ma non ce la faccio, vorrei farcela ma non so come, perché comunque è valido. Infatti Pietro era nella sua fase della sua vita che si divertiva, ma era una persona davvero valido, per me era intelligente, era un amante a letto insuperabile, era il numero uno per me in assoluto, e aveva una serie di caratteristiche che mi attirava tantissimo e non volevo perderlo, ma non sapevo come superare la cosa. E allora cosa ti viene di istinto in quel momento di fargliela pagare? Infatti questa può essere una soluzione per superare, una soluzione. Fargliela pagare, cioè rendere pan per focaccia, in due modi per me.
andavo a letto con un altro e lo facevo sapere, oppure in qualche altro modo. Per me era andare a letto con un altro non ne valeva la pena, perché uno migliore come Pietro sarebbe stato difficile per me trovarlo. Lo dico sinceramente, Pietro era il migliore a letto per me, il numero uno in assoluto. E andare lì con uno che non vale, che cavolo di pan per focaccia faccio? Me la do sui piedi da sola. Quindi per me un'altra soluzione per farla pagare era a livello economico. Oh, lì ci avrei goduto. Andare con un altro non mi valeva la pena perché lui era il migliore, ma farla pagare con il proprio portafoglio, lì ci godevo proprio. E allora cosa ho fatto? Gli ho chiesto un risarcimento danni, da bella brutta stronza che ero. Risarcimento danni per i danni morali, proprio l'ho messa così, l'ho buttata così sul ridere. E siccome sapevo che Pietro era davvero innamorato di me, nonostante fosse innamorato di me, riusciva ad andare con gli altri, perché l'uomo è capace di andare anche con altre donne, nonostante innamorato di una. È uno sfogo sessuale. E lui non voleva perdermi perché io gli ho detto o così o fai questo risarcimento, mi paghi per quello che hai combinato con la mia migliore amica, oppure non ci vediamo più. Proprio così, l'ho messo alle strette. E lui il giorno dopo mi ha messo nella casella postale un assegno di 10.000 euro, la cifra che gli ho chiesto io. Perché se pagava per me, se pagava quella cifra, io ero contenta, io mi sentivo meglio. Brutta stronza che... Potete criticare, potete giudicare, ma io mi sentivo meglio. Voi donne, se volete fare la stessa cosa, fargliela pagare in qualche modo perché è andato con un'altra, potete scegliere qual è la moneta di fargliela pagare. Una volta pagato quel prezzo, o come un regalo, magari gli chiedi qualcosa a livello materiale, denaro, vai con un altro se ti fa sentire meglio se vai con un altro, fai qualcosa affinché lui paghi. Secondo te, con un'altra moneta, quello che ha combinato. Ti senti meglio? Sarà pagato? Allora è fatta. Questa è una soluzione. Rendere pan per focaccia o a livello economico o a livello di letto, vai con un altro. Funziona? In molti casi funziona, in altri no. Allora, un'altra cosa da fare è smetti, dopo che lui l'ha pagata a tuo modo, che va bene per te e ti senti meglio. Evita di ricordargli ogni volta quello che ha fatto lui, che è andato un'altra. Ma tu, ma quando sei stato? E si ricomincia. Facendo così, non è che metti in atto un'azione funzionante per la vostra relazione, che vi unite ancora di più, che vi amate ancora di più. Fai totalmente il contrario. Anziché far salire la complicità della coppia, tu gli dai una bastonata ogni mese, glielo ricordi ogni settimana e la coppia va giù. Anziché avere un vaso, non c'ho un vaso qua, e quel vaso ha una crepa da una parte perché lui è andato con un'altra, tu le aggiungi ricordandoli quella cosa lì, oppure andando a letto con un altro fai un'altra crepa e quel vaso si spezza, crolla, cade a metà. Sii intelligente. Metti su quella crepa un po' di oro colato, caldo, e aggiusta la crepa con qualcosa di prezioso. Rendilo ancora più ricco di esperienze, di intelligenza e tieni saldo quel vaso. Se sei andata con un altro per ripicca, per fargliela pagare, allora io direi che è meglio che lui non lo sappia. Perché se viene a saperlo, diventano due crepe davvero e crolla il vaso. È ancora più difficile a metterlo insieme, i pezzi di quel vaso. Vai, serve a te per sentirti, per pensare, oddio, l'ho fatta anch'io, l'ho tradito, sono andata con un altro, sto meglio adesso. Ma non dirglielo, perché davvero rischi di buttare giù, far crollare davvero quel vaso, quella relazione, ok? Questa può essere un'altra soluzione. Evita di ricordarle ogni settimana, ogni giorno, ogni mese della sua vita che lui è andato con un'altra, perché avrà le sue ragioni e soprattutto tu non sai cosa può capitare anche a te da adesso a domani, nel futuro. Mica siamo santi tutti. Ok, questo
pan por per focaccia, se vai con un altro e ti senti meglio non dirlo, è meglio non dirlo. Evita di ricordargli ogni volta quello che ha fatto, ma stai zitta, piuttosto che ricordarglielo, ricordati tu una cosa: quali sono le sue qualità di quest'uomo con cui vuoi stare insieme, le qualità valide, quelle che ti piacciono, quelle per cui tu stai insieme a lui e lo vuoi. Anziché ricordare i suoi errori, focalizzati sulle qualità preziose e buone che lui ha. In questo modo riesci a superare, a fare un altro passo in avanti in questa relazione. Un'altra cosa che c'è da fare, anziché puntare il dito su di lui, anziché abbassare questa relazione, farla andare giù del tutto, piuttosto cresci tu come donna. Cresci tu a livello intellettuale, studia, cresci nel lavoro, nella carriera, e cresci a livello intimo insieme a lui. Dovete far diventare festa sotto le lenzuola il vostro letto. Dovete sapere, tu devi sapere, lui deve sapere, a inserire le novità, a saper dialogare, a scoprire le vostre fantasie, a mettervi in gioco entrambi per vivere quelle fantasie erotiche di entrambi. Piuttosto che puntare il dito sul suo errore, cresci tu e migliora la relazione a livello intimo. Questo è un altro passo in avanti nella relazione e per poter superare un suo errore, che può darsi lo puoi fare anche tu più avanti. Ok, un'altra cosa che vi può far andare avanti come coppia, nonostante sia successo quello che è successo, è riuscire a creare un progetto insieme di coppia, un obiettivo, che sia un lavoro insieme, un'attività insieme, la famiglia con dei figli, acquistare qualcosa, viaggiare insieme, scoprire il mondo, andare in vari punti, insomma degli obiettivi a lungo tempo per entrambi. Se voi avete un progetto, un obiettivo a lungo termine, allora sarà quella la molla ancora più forte, la colla, chiamiamola così, per tenervi uniti e andare avanti nel futuro e superare pure la questione che lui è andato avanti con un'altra. Questo è tutto, queste sono le cose che ho messo in atto io e Piero, ha funzionato. I 10.000 euro che ha messo nella cassetta postale ha funzionato, mi sono sentita più libera, ma sono serviti anche altri ingredienti, anche altre cose da mettere su in questa relazione affinché io possa andare avanti e perdonarlo e far crescere la relazione in modo felice e duratura nel tempo. Nel nostro caso il progetto insieme è stata la famiglia, è stata la figlia insieme, poi il lavoro, abbiamo studiato insieme, abbiamo fatto gli stessi studi, abbiamo cominciato a lavorare con le coppie in base agli studi che abbiamo fatto e le esperienze di tutti coloro che abbiamo fatto entrambi, e quindi il progetto ci ha tenuti l'amore, la passione, la sessualità fatta bene e i progetti nel futuro, ok? Io vi saluto, le ragazze che hanno bisogno di me e vogliono approfondire questo argomento o altri legati alla sessualità, all'intimità della coppia, alla relazione, ai sentimenti, allora cliccate sul link che trovate qua e fissa una chiamata di svolta di 30 minuti gratuiti con me. Ti ascolterò volentieri, ti spiegherò come aiuto le donne in modo concreto per creare la relazione sana e duratura nel tempo. Un bacione, ciao ragazze.